Buonasera, grazie a voi della vostra presenza, di seguire il Premio Chiara, di seguire i racconti del Premio Chiara, perché ogni personaggio ha il suo racconto da dire a tutti noi. Andremo a casa con un racconto diverso stasera rispetto agli altri. E grazie soprattutto a Stefano Nazzi di essere qui con noi, di essere a Varese. Allora, raccontare il crimine, Stefano Nazzi, il libro voi l'avete già visto, Il volto del male Mondadori, e sarà intervistato da Tommaso Guidotti. Devo dire che da sempre, quando invito qualcuno, cerco di trovare qualcuno che magari sa come dialogare con il personaggio. E qui ho avuto un incontro con un'amica, la quale ha detto: Tommaso Guidotti è la persona perfetta. E per cui, e questo lo vedremo stasera, vero Tommaso? Mica un esame. Però è una persona perfetta di questo dialogo. Allora, prendo il 22. 22 politiche. Mi basta. 22 mi basta come esame, no, voto basta, finale. No, 25 no. Facciamo. Devo dirlo perché è vero, cioè anche questo è un crescere in più. Laureata in scienze politiche alla Statale di Milano, giornalista professionista dal 2009, nato e cresciuto, io stavo vedendo a Varese, no, a Varese News. Tu sei nato e cresciuto a Varese News, dove hai ricoperto il ruolo di caporedattore per 10 anni e oggi coordina il progetto editoriale e poi soprattutto ama raccontare storie e creare legami tra le comunità. Questo mi è piaciuto molto, questa frase che tu hai messo. Perché, diciamo, due righe solo, perché l'hai fatto? Ce lo chiediamo spesso davanti a delitti praticamente feroci, specie quando sono immotivati e dunque ci appaiono ancora più incomprensibili. Ecco Stefano Nazzi. Grazie. 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 Acceso. Pronto? Mi sente? No, abbiamo letto la tua biografia. Pronto? Adesso. Adesso sì. Si sente? Si sente? La mia biografia letta, quindi basta, finito. No, grazie a tutti per essere qui, grazie a Bambi per l'invito, per questa occasione di incontrare anche la persona e non solo la voce di Stefano Nazzi, che come l'avete accolto, e lui lo sa benissimo, ormai è diventato una pop star, non è più solo un giornalista, uno scrittore. Il volto del male, il suo libro, uscito da qualche mese, da poco anche in Audible, quindi audiolibro, racconti 10 casi, 10 crimini efferati, con diversi protagonisti di questi crimini efferati, uomini, donne, crimini commessi in gruppo, crimini commessi da due persone. C'è un volto del male solo, ci sono diversi volti del male? No, non c'è un volto del male. Innanzitutto sono soprattutto uomini, anche perché statisticamente il 95% dei reati è commesso da uomini e non da donne. Non c'è un volto del male solo, nel senso che scrivendo questo libro, ma poi facendo anche indagini e comunque occupandomi di queste cose, mi sono reso conto, ci si rende conto che ognuno di questi personaggi che commettono cose terribili, che fanno del male ad altre persone, hanno storie diverse, ognuno ha la sua storia, hanno estrazioni sociali, economiche, culturali, territoriali, diverse l'una dall'altro. Alcuni sono giudicati dalla giustizia incapaci a intendere di volere, altri hanno semi-infermità, altri invece sono perfettamente lucidi. C'è una costante che però li accomuna spesso, almeno questo è quello che penso io, che ho visto io, che è il considerarsi, cioè il non avere nessuna empatia verso il resto del mondo. Chi fa molto male ad altre persone fino ad ucciderle,
considera se stesso al centro di tutto, al centro del mondo, considera diciamo che c'è un tratto narcisistico che è sempre comune a queste persone, cioè il considerarsi sopra ogni cosa, e quindi la vita degli altri non conta nulla o conta pochissimo e può essere diciamo annullata, perché in quel momento hai un obiettivo da raggiungere che può essere anche un obiettivo stupidissimo, minimo, un obiettivo o anche semplicemente il dimostrare che tu sei più forte degli altri, tu conti più degli altri. Quindi questo è il tratto in comune, non avere nessuna empatia verso il resto degli esseri umani. Per il resto ognuno ha la sua storia. Nella premessa del libro scrivi che il male lascia dei segni indelebili, crea dei cerchi concentrici che rimangono per tantissimo tempo. Lo si capisce, lo si intuisce dalle storie che racconti, sia nel libro che nel podcast Indagini del Post, soprattutto in certe storie, in certe dinamiche che hai affrontato nei tanti anni, perché forse lo sapete tutti, fa il giornalista da tanti anni. Tanti anni, sì. Questa cosa è una maledizione, oramai l'avete sentito. Sarò morto e continueranno a dire faceva il giornalista da tanti anni. Tanti anni. Così tanti che alla fine se ci ha lasciato. Siamo in provincia di Varese, una delle storie che ti è rimasta, l'hai già detto tante volte, è quella delle bestie di Satana, e in questo caso anche per chi fa giornalismo locale come noi di Varese News, ma anche gli altri colleghi che sono in sala l'hanno sicuramente incontrato, il male resta soprattutto per chi rimane, perché per i parenti delle vittime, penso ai parenti delle vittime delle bestie di Satana, Michele Tollis, Silvio Pezzotta, che abbiamo incontrato tutti, che sono diventati persone conosciute e vicine. Come si affronta questo male che rimane, questo male che resta? Non si affronta, cioè la realtà, a differenza dei libri e delle serie TV che a un certo punto terminano, la realtà prosegue, cioè non è dolori come quelli, perdite come quelle, e senza che ci sia una ragione, cioè un qualcosa che tu riesca a comprendere, è appunto un cerchio concentrico che si allarga, che poi rimane, ma non solo in chi ha subito la perdita, ma anche penso ai genitori dei ragazzi che hanno commesso quelle cose, e ai fratelli, è tutto un cerchio di dolore, di sofferenza che si allarga e rimane. La storia delle bestie di Satana è una storia veramente terrificante, che però ha anche degli aspetti quasi non belli, non è giusta la parola, però cioè, per spiegarmi, occupandomi delle bestie di Satana, poi cosiddette bestie di Satana, perché sapete meglio di me che Satana non c'entra assolutamente niente, e tu ti trovi ad incontrare delle persone che puoi dire sono il male assoluto, perché hanno fatto molto male in maniera veramente feroce, senza avere nessun progetto, senza che esistesse nessuna idea della loro vita, non avevano un progetto di vita, un progetto, un'idea del mondo. E però ho incontrato anche persone straordinarie come Michele Tollis, che per 6 anni ha cercato il figlio e poi ha raccolto prove, testimonianze. Lui è andato ai carabinieri e ha detto guardate, qui c'è tutto. I carabinieri non avevano mai sospettato che Fabio Tollis e Chiara Marino fossero stati assassinati, o come Silvio Pezzotta, che poi si è avvicinato a una delle persone che lui considerava anche lei vittima, Elisabetta Ballarina, anche se aveva partecipato a uno degli omicidi, quello di sua figlia. Quindi è una strana storia in cui c'è veramente, se vogliamo vederlo, il bene e il male, c'è proprio la
la crudeltà da un certo punto di vista, perché questi ragazzi che andavano, che avevano ucciso Fabio Tollis, andavano la domenica sera a casa di Michele Tollis a mangiare la pizza che faceva la mamma del ragazzo che avevano ucciso, e poi lo guardavano insieme chi l'ha visto e lo aiutavano. Una volta andarono con lui a Genova perché c'era stata una segnalazione e loro sapevano benissimo che Fabio Tollis era sepolto nei boschi nella Brughiera. Eppure appunto poi trovi storie anche straordinarie come quelle di questi genitori. Ne parlavamo prima, c'è un video straordinario si trova su YouTube, che è quello dell'incontro tra Michele Tollis e Andrea Volpe, che è uno dei tre che uccisero suo figlio. E Michele Tollis chiese: ma tu mi spieghi perché avete ucciso mio figlio? E Andrea Volpe veramente balbetta, non sa cosa rispondere, perché non lo sa. E questa è la cosa più terrificante di questa storia, non lo sa. E poi Michele Tollis si alza e dice: io non ti perdonerò mai, perché vabbè, lui è credente, quindi crede al perdono. Se sei perdono, dice: non ti perdonerò mai, però ti auguro in bocca al lupo quando avrai finito di scontare la tua pena, la pena che devi scontare, perché tu riesca ad avere una vita buona. Sei diventato una star ormai di... Non esageriamo adesso. Nel mondo del podcast sicuramente, hai vinto premi con Indagini, uno è recentissimo. C'è anche appunto la versione audiolibro del tuo Il Volto del Male. Come te lo spieghi questo successo del format podcast e di questa passione per le storie crime? E perché Indagini è molto più ascoltato di tanti altri podcast, perché c'è un'offerta infinita? Perché ho una voce straordinaria. No, scherzo. Allora, aspetta, iniziamo. Il podcast è uno strumento straordinario per raccontare le storie, è lo strumento forse più adatto, poi se ne inventeranno altri, no? Abbiamo vissuto l'epoca dei blog, vissuto altre epoche, però per raccontare le storie, non solo di true crime, qualsiasi storia, funziona moltissimo, perché le musiche ti aiutano le pause, sottolineare delle parole, non sottolinearne altre, sottolineare delle frasi, dare un'intonazione. Il true crime piace, il true crime o la cronaca nera, detta più banalmente, piacciono da sempre, non è che sia un'invenzione dei nostri tempi. Se noi andiamo a vedere i giornali degli anni 50-60, le prime pagine sono piene di delitti, allora trattati in maniera anche molto più pulp, perché c'erano foto che oggi non si vedono più sui giornali, non si possono più vedere. Perché Indagini? Allora, Indagini, io credo che sia questo, ma mi illudo che sia questo. Allora, noi ci siamo abituati, soprattutto negli ultimi 20 anni, cioè io fisso la data di inizio come Cogne, a un racconto della cronaca che è un racconto di spettacolarizzazione a puntate, cioè ogni giorno noi avevamo, adesso un po' meno, ma c'è ancora il racconto quotidiano nelle trasmissioni del pomeriggio e poi in alcune trasmissioni della sera, che non erano nate per far la cronaca, neanche quelle del pomeriggio, e poi si sono riconvertite tutte al racconto della cronaca, diventata una spettacolarizzazione, una sorta di show. E provate a pensare a cosa è successo ad Avetrana, per esempio. Quello è stato non solo un fatto di cronaca terribile, ma è stato anche uno spettacolo televisivo. È inutile negarlo, cioè è stato questo in cui i personaggi, i protagonisti di questa storia sono diventati anche personaggi televisivi.
C'era lo zio, c'era la mamma, c'era la cugina, c'era l'ex fidanzato, tutti con un ruolo preciso, con un cortocircuito totale che è arrivato al punto che la madre della ragazza scomparsa scopre che sua figlia è morta e l'hanno trovata in diretta televisiva. Ma la cosa più, questa è la cosa che si dice di più, ma poi quello che si dice di meno è che nella stanza a fianco, nella stessa casa, c'era la cugina, che poi è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio, che raccontava le sue impressioni guardando la zia che parlava a chi l'ha visto a una giornalista. Lì probabilmente ci dobbiamo interrogare anche noi su che cosa succede in questi casi. Se a Garlasco o ad Avetrana o in altri casi arriva Fabrizio Corona con la sua Bentley a cercare di scritturare delle persone, personaggio oltretutto di moda anche di moda in queste ore, e anche lì forse se la smettessi di invitarlo nelle trasmissioni non è che sarebbe male, anche perché non ha niente da dire, cioè cosa mi deve dire Fabrizio? Vabbè, Fabrizio Corona arrivò a Garlasco e tentò di mettere sotto contratto le, non so se ve le ricordate, le gemelle K. Le gemelle K erano quelle due ragazze che pur di apparire avevano fatto un fotomontaggio in cui avevano messo la loro foto insieme a quelle della cugina assassinata, Chiara Poggi, e l'avevano appesa fuori dal cancello dove era avvenuto l'omicidio. Arrivò Corona, le voleva scritturare, il padre delle gemelle K era, penso, un avvocato, gli ha detto: senti, signor Corona, vedi da andare. Però quando succede questo ti rendi conto che forse si è andato oltre il limite. Una collega di una televisione pugliese molto famosa mi ha detto, quando mi sono occupato in indagini di Avetrana, mi ha detto: noi in quei giorni abbiamo superato qualsiasi limite del codice deontologico. C'era la cugina, che ripeto poi è stata condannata all'ergastolo, che gestiva lei le interviste, diceva agli abitanti di Avetrana: tu oggi vai su Italia 1, tu oggi sei su Rete 4, tu vai su Rai 2 alle 14:30, e il sabato e la domenica arrivavano i pullman. Arrivavano davvero i pullman da altre zone, soprattutto della Puglia, della Campania, gente che voleva vedere la casa dove viveva zio Michele. Io giuro e non mento, ho visto un ragazzo che si era tatuato la faccia di Michele Misseri sul braccio, col cappellino da pescatore, non il ragazzo, il tatuaggio. E io mi chiedo poi fra... Ma anche adesso si guarderà sto tatuaggio e dirà: ma forse, spero che abbia avuto un ripensamento. La speranza c'è. Cioè, sì. Magari invece è orgoglioso, lo fa vedere a tutti. Guarda. Quindi uno delle ricette del successo di indagine è questa volontà, sì, di non spettacolarizzare. Noi abbiamo cercato raccontare... di fare una cosa che tornasse al racconto dei fatti. Cioè cercare di mettere in ordine i fatti e raccontarli per quello che sono. Cioè l'origine di un fatto, quello che avviene dopo, come avvengono le indagini. Cercando di togliere, di tagliare fuori tutto quello che è, secondo me, deviante rispetto al fatto stesso. Cioè l'andare a cercare cose laterali che c'entrano poco ma ti servono per costruire questa narrazione spettacolare, e togliendo gli aggettivi, facendo tutto un lavoro di pulizia sul racconto che ti riporta all'essenza. Quindi io mi illudo che sia stato anche questo, cioè che alcuni abbiano apprezzato il tentativo di raccontare la cronaca in un altro modo.
Senti, hai già detto che hai una voce meravigliosa e bellissima, unica. Bellissima. È vero che ti chiedono dei dischi audio con la voce di Stefano Nazzi? Ma mi chiedono, sì, degli auguri, questo è una cosa, adesso non vi salti in mente di chiedermi, che non ce la faccio più. Auguri di compleanno, di laurea, di matrimonio. Non mi hanno ancora chiesto un funerale, questa per fortuna, ma io temo che prima o poi qualcuno ci arrivi. No, speriamo di no. C'è un caso che non hai ancora raccontato ma che vorresti raccontare senza fare spoiler, perché sappiamo che non riveli niente della prossima puntata o delle prossime puntate? Allora, sì, no, ce ne sono tanti. Mi piacerebbe tantissimo raccontare il cosiddetto mostro di Firenze, però è veramente complicatissimo riuscire a ridurlo a una durata accettabile che non faccia svenire chi ascolta dalla noia o dalla stanchezza, perché lì cioè, ci sono anche lì, sì, c'è tutto il mondo, ci sono storie che in cui poi entrano talmente tante storie laterali, perché inizia con il sospetto dell'omicidio per gelosia, e quindi la pista sarda, e poi c'è la pista perugina col medico Narducci, poi ci sono i processi ai tre, che anche lì c'è una verità giudiziaria, però con tantissime cose che sono rimaste in sospeso, e quindi quello mi piacerebbe raccontare, poi ce ne sono tante altre. Legato all'ultima cosa che hai detto, c'è uno dei casi che hai raccontato o col podcast o col libro che non ti ha pienamente convinto, su cui secondo te c'è da fare, ci sarebbero da fare ulteriori indagini o ulteriori approfondimenti? Oppure si arriva sempre alla verità giudiziaria che corrisponde alla verità verità? Allora, qui è complicato. Allora, arrivare alla fine di un racconto e dire no, ma qui hanno sbagliato, hanno proprio sbagliato, no, non mi è mai capitato. Ci sono delle storie, per esempio Garlasco si è arrivati alla condanna dopo assoluzione, dopo una serie di disvarioni impressionanti nelle indagini, dopo aver cambiato l'ora della morte addirittura tra un processo e l'altro, e quindi con, non dico adattandosi all'alibi, al non alibi, però ci sono stati talmente tanti errori anche nelle indagini scientifiche, che a quel punto secondo me il buon senso ti dice ok, io assolvo, perché se noi teniamo salvo e fisso il principio cardine, che è quello del ragionevole dubbio, beh, lì di ragionevoli dubbi ne hai a tonnellate. I dubbi ce li hai sempre, perché poi non c'è mai una storia lineare, vabbè, a parte le storie in cui il colpevole viene preso immediatamente in flagranza di reato, oppure in cui le prove sono talmente forti che ma se no dei dubbi su delle dinamiche, delle cose ti vengono sempre, però a volte c'è questa cosa del ragionevole dubbio che è proprio grossa come una casa. E senti, visto che ti occupi di cronaca da tanti anni, ti è mai capitato di arrivare a comprendere l'autore di un crimine efferato? Penso, te lo dico ascoltando il podcast, essendo uno dei primi fan, come ha detto Bambi prima, quello di Milena Quaglini, che ne ha passate di tutti i colori per tutta la vita ed è arrivata a compiere quello che ha compiuto, gravissimo, bruttissimo, terribile. Ma si può arrivare a comprendere l'autore di un reato grave come quelli? Allora, innanzitutto comprendere non vuol dire giustificare,
Comprendere vuol dire andare a cercare, di capire perché delle storie hanno avuto inizio, hanno avuto origine, ed è quello che a me interessa fare. Quindi, guarda, mi hanno scritto un po' di persone dicendo tu hai giustificato gli omicidi, perché non lo sa, Milena Quaglini è quella che viene definita in Italia una serial killer, perché ha ucciso 3 uomini, ha ucciso il marito e ha ucciso altre 2 persone. Tutte queste 3 persone gli avevano in modi diversi fatto violenza, e lei aveva subito violenza fin da piccola. Ora è ovvio che tu non giustifichi, però se tu racconti una storia non puoi non raccontare da dove viene questa storia. Ora è ovvio che lei non doveva uccidere queste persone, è ovvio che c'erano altri modi, è anche ovvio che il pensiero che comunque lei in qualche modo, non dico andasse a cercare quel tipo di uomini, però che c'era una dinamica proprio malata in tutto questo. Però se tu racconti delle storie e le racconti dall'origine, viene, cioè, non è che le giustifichi, cerchi di dare una spiegazione. Quella spiegazione che non sono mai riuscito a darmi per le bestie di Satana, per altre storie capisci perché si è innescato un certo meccanismo, che non vuol dire giustificarsi, cioè non giustificarla. Milena Quaglini poi alla fine si è suicidata in carcere, ma era in carcere, aveva subito condanne, anche se poi la giustizia era stata più clemente con lei proprio per queste cose. Però certo non c'è nessuna giustificazione per un omicidio, non c'è mai. Un altro dei particolari che ci sono sia nel podcast che nel libro, che in tante cose si richiamano, è il dopo, quello che succede dopo, che non è una cosa che si racconta spesso, anzi si tende a dimenticare quello che succede a chi ha compiuto gli omicidi. È un aspetto importante per riuscire a comprendere in pieno la storia? È una cosa che mi interessa moltissimo, perché poi a un certo punto le telecamere si spengono, la storia si chiude, però come dicevo prima il dolore e le conseguenze rimangono, e rimane la storia anche di chi per quei delitti viene punito, e anche lì le storie sono molto diverse, perché c'è chi fa un percorso proprio di cambiamento, di comprensione di ciò che ha fatto. C'è chi questo percorso non lo fa perché non gliene frega niente, c'è chi dice di averlo fatto e poi chissà invece se l'ha fatto davvero, e a me queste cose interessano. Per esempio faccio 2 esempi così che mi vengono, quello di Angelo Izzo, protagonista di una delle storie più terribili della nostra storia criminale, cioè il Circeo, insieme ad altre 2 persone, sta in carcere 30 anni, poi esce per i benefici di legge, per il lavoro esterno, e uccide altre 2 donne. Lui questo percorso evidentemente non l'ha fatto, anche se poi quando lo arrestano lui dice: ma io pensavo davvero di essere cambiato, mi dispiace, non vi ho preso in giro, ci credevo davvero, poi però mi è successo di nuovo. Ci sono persone invece che questo percorso lo fanno, cambiano totalmente, a volte dedicano la propria vita agli altri. Ci sono persone che hanno invece fatto delle cose, hanno ucciso altri, e per loro è come essere andati, non so, al bar a bere un caffè, cioè non ha nessuna rilevanza nella loro vita quello che hanno fatto. Però è interessante, per esempio Donato Bilancio, un'altra storia, che è il serial killer più noto forse nella storia d'Italia, e sicuramente quello che ha fatto più vittime, perché uccise 17 persone in 4 mesi, è un ritmo allucinante di omicidi, che è morto di Covid nel 2021, e
tempo prima di morire aveva detto al cappellano del carcere: io spero che Dio mi dia la possibilità, mi dia 10 minuti per passare a chiedere scusa alle persone che ho ucciso. È una frase detta così, ci credeva davvero. Un altro, Gianfranco Stevanin, no, rido perché è terribile, un serial killer, ha ucciso delle donne, a un certo punto dice: io voglio farmi frate, e gli dicono: guarda, però prima di farti frate dici dove hai sepolto le donne che hai ucciso. E lui dice: vabbè, allora niente, e ha rinunciato a farsi frate. Quindi ci sono storie, le tre, sei una carriera, ci abbiamo perso molto. E le tre ragazze di Chiavenna che uccisero Suor Maria Laura hanno fatto il loro percorso, d'altra parte erano giovanissime, 16-17 anni. E poi la giustizia minorile è diversa dalla giustizia ordinaria, è molto anche attenta proprio a favorire questi percorsi di comprensione e di crescita. Hanno finito di scontare la pena, fanno le loro vite con cognomi diversi, in luoghi diversi l'una dall'altra. Quindi sono storie anche in questo molto diverse l'una dall'altra. Hai mai incontrato degli autori dei crimini che hai raccontato? Ti è mai capitato di incontrarli per lavoro, per interviste o... Allora, ho incontrato alcuni delle bestie di Satana, sì. Sì. Anche lì, cioè, tu dopo 10 minuti che ci parli... è difficile poi ricordarsi quello che hanno fatto, nel senso, tu parli, anche perché poi quando li incontri in carcere la dimensione è completamente diversa, cioè non loro in quel momento sono in una posizione di debolezza, in una posizione di inferiorità. E poi ripeto, molti di loro hanno questo tratto narcisistico, manipolatorio, quindi non sai mai quando ti trovi di fronte a un criminale di quelli veri quanto ti sta mentendo, quanto sia autentico, per cui così sì, senti i loro racconti, spesso ti senti dire: sì, ma io in realtà non c'entro niente, però sì, è una... cioè, comunque sia, è interessante ed è formativo vedere le dinamiche di un carcere. In carcere, quando ci entri, quando anche solo ci entri per andare a incontrare una persona, intervistarla, cosa, è proprio un mondo a sé stante, una bolla che non ha niente a che vedere col mondo esterno, con questi portoni enormi di metallo che ti si chiudono dietro. Mette un'angoscia terribile, a dire la verità, il carcere, per chi entra, come possiamo entrare noi perché ci lavora, esatto. E però è interessante perché capisci le dinamiche, capisci i rapporti anche che si creano all'interno del carcere. Sempre in indagini parli spesso, ne abbiamo già parlato brevemente, di come l'opinione pubblica è influenzata dai media, di come i media influenzano l'opinione pubblica. Secondo te, da questo cortocircuito, soprattutto influenzato dai social, da tutto quello che, dal bombardamento che c'è quotidianamente, dai programmi del pomeriggio di cui parlavi prima, appunto a tutto il mondo dei social network, si può uscire da questo cortocircuito oppure non se ne uscirà mai? E chi vuole informarsi lo può fare attraverso i canali come indagini o come altre cose che ci sono, perché ci sono. Allora, è difficilissima questa cosa, perché in Italia, ma non credo sia una cosa solo italiana, anche intorno ai fatti di cronaca si creano le tifoserie e si crea la narrazione. Questo non è anche inutile negarlo. C'è una sentenza famosissima della Corte di Cassazione che è sul processo di Perugia, processo per l'omicidio di Meredith Kercher,
che dice testualmente: l'inusitato clamore mediatico ha praticamente fatto sì che le indagini prendessero un'accelerazione inutile e dannosa, di fatto, e questo ha portato a defaillance investigative, omissioni ed errori. Cioè, praticamente è la prima sentenza, una sentenza della Corte di Cassazione, che ti dice: guardate, tutto l'attenzione mediatica, tutto il racconto che è stato fatto su questa storia ha poi influito sulle indagini. Sempre a Perugia ci sono delle scene che, almeno per come racconto io le cose, non posso dimenticare. Il processo d'appello che assolse Amanda Knox e Meredith Gert, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, quando in piazza si seppe dell'assoluzione, c'erano dei signori col megafono che incitavano la folla a urlare vergogna, vergogna. Perché? Cioè, chi dà il diritto a una folla che non sa quali sono le logiche di una giuria, quali sono le prove, quali sono i test scientifici, di dire, di urlare vergogna, vergogna perché due persone sono state assolte, e a fischiare e a tirare bottigliette contro le auto della polizia penitenziaria che li portano via? Perché? Questo, guarda, è una cosa che succede. Perugia fu un caso limite, perché poi intervennero anche, c'erano i media americani che erano, per usare parole che non dicono niente, che però sono innocentisti e descrivevano la giustizia italiana come una giustizia da circo. I media italiani che addirittura ci furono i genitori di Amanda Knox che denunciarono perché c'era un giornalista italiano che era andato a Seattle e contattava i compagni di classe di Amanda Knox chiedendo con chi Amanda Knox avesse avuto il suo primo rapporto sessuale. E anche lì siamo arrivati a un cortocircuito totale in quella storia. E quindi nessuno in quella storia, poi, di quelli che raccontavano, ha badato a vedere sì, ma quali erano le prove, cosa c'era, cosa c'è di concreto, oltre al fatto che loro erano dipinti come i fidanzatini diabolici, oltre al fatto che lei fosse completamente pazza e faceva la ruota in questura prima di essere interrogata. Cioè, cosa c'è di concreto? Tinto che ha appena chiesto la revisione del processo per calunnia, quindi... No, sì, ha chiesto la revisione, quella non la otterrà mai, però per esempio i funzionari della questura di Perugia che avevano chiesto la condanna per diffamazione di Amanda Knox, la giuria di Firenze ha dato ragione ad Amanda Knox dicendo: voi quell'interrogatorio l'avete fatto non seguendo nessuna regola di quelle che dovesse essere. Quindi sono storie, anche questa, che vanno raccontate seguendo i fatti, cioè togliendo tutto il resto se possibile, e quindi dire: ok, vediamo, è successo questo, è stato trovato questo, è stato ritrovato questo, una perizia dice questo, un'altra perizia dice questo, e poi alla fine uno si fa la sua convinzione, la sua idea, se ha voglia di farselo, perché non è neanche detto che uno debba avere un'idea per forza su un fatto di cronaca che è di per sé terribile. Però ecco, poche cose mi fanno impressione come gente che urla vergogna, vergogna fuori da un tribunale, perché quello mi fa paura. E fa anche paura che magari le tifoserie adesso si spostano non solo fuori dai tribunali, ma sulle bacheche di Instagram, di Facebook. Sì, moltissimo. Ma che poi non è solo sui fatti di cronaca, la vediamo in questi giorni su quello che accade tra Israele e Striscia di Gaza. Cioè, questo pensiero di avere convinzioni granitiche, inscalfibile, quando invece se poi ti fai delle domande, hai dei dubbi,
vivi anche meglio, nel senso che cerchi di comprendere di più le cose, le convinzioni granitiche, soprattutto su fatti complessi, su storie difficili, sono lì, però non riesci a operare un ragionamento. Delle bestie di Satana, o le cosiddette bestie di Satana, abbiamo già parlato. Ci sono degli altri casi di cronaca del nostro territorio di cui ti sei occupato che ti sono rimaste, magari di cui parleremo sempre senza non fare spoiler no. di nessun tipo, però ne abbiamo avute anche noi nel nostro territorio, da Lidia Macchi alla strage dei fornai. No, Lidia Macchi vorrei occuparmene, ma a questo proposito, quando ho fatto le bestie di Satana mi sono arrivati dei messaggi, spero non mandati da voi, qualcuno mi ha scritto: ecco, parli di Varese e della zona di Varese solo per queste cose. Ma io non sono una guida turistica, però ci sono tantissime cose belle, ma io mi sto occupando delle bestie di Satana, non è neanche colpa mia se sono... che poi erano, tra l'altro, loro erano più che altro della provincia di Milano, però questa cosa, cioè, non ho saputo neanche cosa rispondere, perché cosa rispondi? E dico, peccato. Comunque della storia di Lidia Macchi vorrei occuparmi, anche perché anche lì è una storia complessa, una storia con una carcerazione preventiva durata anni di una persona che poi invece è stata prosciolta. E pensate che il primo caso Lidia Macchi, ma lo saprai tu, in cui si è tentato in Italia di usare di fare un test del DNA. Fu mandato, perché non c'erano ancora i laboratori in Italia. Che anno era esattamente? 86. Fu mandato in un laboratorio in Inghilterra, ma il DNA raccolto era troppo esiguo e deteriorato e quindi non riuscirono a ottenere niente. Però fu il primo tentativo in Italia di indagine scientifica. Probabilmente se fosse riuscita, se quel DNA non fosse stato deteriorato, forse repertato, anche allora non c'era una cultura scientifica, quindi forse repertato anche non secondo i protocolli che vengono adesso, che vennero poi adottati dopo poco, forse noi avremmo una risposta sulla storia di Lidia Macchi, che invece resta una cold case non risolti. Tra le tante particolarità del tuo racconto ci sono appunto gli inserti degli esperti che inserisci. Anche quelli sono fondamentali per comprendere, no, quello di cui si parla. Penso al caso del catamarano. Ecco, mi fa dire, rido perché uno mi ha scritto: ma cosa ce ne fregano del catamarano? E io ho detto vabbè. Che era una curiosità mia, perché io non sono mai salito su un catamarano, allora volevo in qualche modo capire dove vanno a dormire nel catamarano. E allora l'ho chiesto a uno che se ne intende di vera, e uno mi ha scritto: ma cosa ce ne fregano del catamarano? E io anche lì cosa rispondo? Dico: salta, vai avanti, cosa ti devo dire? O ascolta qualcos'altro. No, anche prendersi la briga di scrivere all'autore di un podcast. E queste cose, cosa me ne frega del catamarano? Queste cose che... No, però non solo di vela, ma anche degli aspetti psicologici delle indagini, sì, delle ricerche, allora, che fanno. Ci sono, per esempio, ci sono aspetti legali. Non essendo io né un avvocato, né un magistrato, né un criminale, devo dire, no, né un avvocato né un magistrato, ci sono cose che io devo chiedere a un avvocato, perché se no non saprei spiegarle. Quando nel caso Vannini io ho dovuto spiegare le colpa cosciente, dolo eventuale, mi restano qui come a un esame universitario, praticamente, cioè ci ho messo veramente un po' a capirlo, e se non ci fossero stati degli avvocati a spiegarmelo non ne sarei venuto fuori, perché non la so la differenza io cittadino tra colpa cosciente e dolo eventuale, non sapevo neanche esistessero prima di occuparmi dell'omicidio di Marco Vannini. Così come ci sono cose
che devo chiedere a chi invece si occupa e studia la psicologia delle persone. Se io mi imbatto in una sentenza che dice che due persone, come nel caso Ludwig, hanno come caratteristica la follia a due, devo cercare di capire che cosa si intende in psicologia per follia 2 e quello che cerco di fare è spiegarlo poi a chi mi ascolta. Spiegare quindi gli aspetti psicologici e gli aspetti giudiziari, perché anche lì tante cose, tante idee che noi ci facciamo vengono anche dalla non conoscenza. Se tu non spieghi che cos'è per esempio il rito abbreviato, che comporta un terzo di sconto della pena, però rinuncia al dibattimento, quindi fai risparmiare un sacco di soldi e di tempo alla giustizia, e però ti comporta uno sconto di pena di un terzo, uno dice: ma come, gli è andato solo 16 anni? No, in realtà la pena sarebbe stata 24 anni, ma con lo sconto di un terzo diventano 16. Se tu non spieghi che in Italia dopo 10 anni, anche se sei condannato all'ergastolo, che non sia ergastolo ostativo, puoi chiedere di accedere ai benefici di legge, e benefici di legge vuol dire che puoi chiedere la semilibertà, oppure più frequentemente il lavoro esterno, per cui lavori nel pomeriggio e la sera rientri in carcere, tu ti farai l'idea e vedrai il titolo: ha ucciso ed è già fuori. No, non è già fuori in realtà, perché sta ancora scontando la pena, però siccome il nostro sistema giudiziario si basa sull'articolo 27 della Costituzione, che dice che la pena non deve essere solo punitiva, ma cercare di riportare una persona alla vita sociale, al mondo, allora capisci anche perché la giustizia si muove in un certo modo. Però queste cose devi almeno cercare di spiegarlo. Questo il podcast ti dà la possibilità di farlo. Quello che non può stare in un articolo, nel podcast sì, però stare. In un articolo anche qualche cosa si potrebbe dire. Se qualche cosa potresti dirlo, cioè quando tu dici: è stato condannato a 16 anni, ne ha scontati solo 12, il lettore dice: la certezza della pena. No, funziona che in Italia per ogni 6 mesi di pena hai 45 di sconto, 45 giorni di sconto se ti comporti in maniera normale in carcere. Fanno 3 mesi all'anno, ogni 4 anni è un anno in meno. Se sei condannato a 16 anni e ti comporti in maniera decente in carcere, lo sconto di pena è di 4 anni automatico. Quindi ne sconti 12, dopo 10 puoi chiedere i benefici di legge e quindi esci a lavorare. Se queste cose, che le puoi dire anche in 5 righe, tu le spieghi, fai un servizio al lettore che riesce anche a capire certe dinamiche della giustizia e magari certe cose che si sentono dire: ah, non c'è la certezza della pena. Che poi cosa vuol dire? La certezza della pena è la certezza che si rispettino le regole. Se le regole vengono rispettate, la certezza della pena c'è. E quindi non c'è tutta... Se tu spieghi le cose, poi uno si fa le sue idee, dice, può dire: a me questa roba fa schifo, io vorrei un sistema tipo statunitense in cui non esistono fondamentalmente benefici di legge o sconti. Uno è condannato all'ergastolo, esce da lì solo quando è morto. Però devi spiegarlo, perché se non spieghi la gente si fa delle idee sbagliate. Tutto lì. Pubblico? Come volete, adesso magari vi facciamo fare 2 o 3 domande, ma vediamo, non siamo ancora sicuri. Che cosa ascolta Stefano Nazzi? Solo crime o anche altre cose? No. O legge magari, dei consigli anche per chi è venuto a questa sera. Allora, che cosa ascolto? Podcast non ne ascolto tanti, perché quando arrivo ad aver finito il mio sono... I tuoi neanche? No, io non mi riascolto mai quando...
perché poi mi sembrerebbe come sempre, no? Dici avrei potuto dire un'altra cosa, non sai se non so come va a finire, no? Ma neanche se hai una voce eccezionale o no? No, non ce l'ho una voce eccezionale. E allora, non è che penso solo a morti ammazzati, cioè, ho anche altre cose nella vita, cioè, nel senso, faccio anche altro, però che abbia una passione per il crime, per il true crime. Per esempio, Don Winslow per me è un maestro, cioè la trilogia Il confine, Il cartello, i tre libri che raccontano le vicende dei narcos messicani per me sono straordinari, così come le serie TV. Poi se devo dirti qual è una delle serie che mi sono piaciute più negli ultimi anni, vabbè, ti metto Lost, che per me è il massimo, la prima. Però ti metto anche Mindhunter, che ti racconta come i due, soprattutto uno, agente dell'FBI, si mise lì e disse: ok, io adesso voglio spiegarvi a voi che non ci credete che esistono i serial killer, che nessuno aveva considerato come tipologia di criminali fino a quel momento. Quindi poi alla fine vado sempre a puntare lì, sempre. Però non so, guardo anche il calcio, queste cose banali dove non si ammazzano, non sempre. Tra poche settimane qui a Varese, anche in questa sala, noi di Varese News organizziamo un festival di giornalismo che ormai è arrivato alla 12ª edizione, che è Festival Glocal. In questi anni di cronaca, di deontologia, di linguaggi, di giornalismo abbiamo parlato innumerevoli volte. C'è un consiglio tuo su cosa si deve e non si deve fare quando si parla di cronaca? Secco, sia per chi scrive, secco, sia per chi togliere legge. Gli aggettivi. Chi scrive, togliere gli aggettivi, via, non servono a niente, cioè non servono a niente. Tragico omicidio, e cosa vuoi che sia un omicidio allegro? Cioè non servono a niente, servono solo a caricare il racconto di cose inutili. Le emozioni le danno i fatti che accadono, cioè non le danno chi racconta aggiungendo aggettivi o particolari che non servono. Quindi quello è, chi scrive, togliere aggettivi, chi legge cercare, chi non cerca di orientarti anche nella cronaca, facendoti credere di sapere già che cosa è successo e chi è l'assassino, quando ancora magari i magistrati, i giudici, cioè i magistrati inquirenti, scusate, stanno ancora indagando e sono solo all'inizio. Grazie mille. Grazie a voi. Vogliamo chiedere se qualcuno ha qualche curiosità o domanda per Stefano. È qua, sfruttatelo. Se volete registrate anche col telefono il suo messaggio, così. Basta che non siate quelli che mi hanno scritto: tu parli solo di Varese, perché già... Non è obbligatorio, No, ma ci sono delle... Una mano alzata. Come ci arriviamo col microfono? Vieni qua. Sì, vieni così. Te lo lancio. No, devi venire. No, non lo lancio. Non lo lancio davvero. Ciao. Buonasera. Allora io come domanda, visto che sono follower seguace del post, ho ascoltato la prima puntata di Altre Indagini e mi interessava capire come ha scelto il caso appunto di Seveso, diciamo perché è stata quella la scelta per la prima puntata. Ecco. Allora, per un motivo semplice, cioè un motivo generazionale, nel senso che io ero bambino e mi ricordo proprio che l'impressione che fece a noi che vivevamo a Milano, ma in tutta Italia, questa storia, cioè la descrizione di questa nube tossica e dell'ICMESA, il rendermi conto che tante persone che lavorano al post con me non sapessero assolutamente che cosa fosse successo a Seveso a metà degli anni 70, e poi l'avevo scoperto che non sapevo, e l'ho scoperto solo andando lì,
che sotto il parco c'è questo mondo che mi ha affascinato e mi ha anche un po' turbato. Cioè, pensare di camminare sotto ai migliaia di resti di animali, di automobili, di qualsiasi cosa, di vestiti, di case, tutto sepolto sotto questo enorme parco, beh, è una cosa che ti impressiona, ho detto vale la pena raccontarla. Grazie. Ciao. Ciao, buonasera. Prima lei ha detto c'è differenza ovviamente tra realtà giudiziaria e realtà storica o quantomeno dei fatti. Mi pare stamattina ho sentito che per il delitto di Erba si è richiesto agli avvocati di Olinda e Rosa la revisione del processo. Effettivamente sia con il suo podcast sia un po' leggendo in giro sembra almeno che ci siano delle falle, oltre che nelle indagini, anche proprio nel giudizio finale. Pensiero? Allora, pensiero primo è, tu non hai idea di quante revisioni di processi vengono richieste in Italia, cioè spessissimo viene chiesta la revisione dei processi. Ne citava uno prima o poi, Amanda Knox ha chiesto la revisione del processo di condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Secondo pensiero, ottenere la revisione in Italia è difficilissimo, perché noi abbiamo un sistema che è basato sui tre gradi di giudizio, quindi in teoria uno dice tre gradi di giudizio avranno pensato e analizzato tutto. E terza cosa, io aspetto a vedere quali sono gli elementi portati dalla difesa, cioè nel senso che siccome a un certo punto noi abbiamo un sistema che ci piaccia o no, il sistema giudiziario, a quello io mi devo attenere, ma si deve attenere qualsiasi persona, perché sennò sarebbe il caos. Quindi io mi attengo a tre gradi di giudizio che sono stati molto lineari, cioè non c'è mai stato un dubbio in questi tre gradi di giudizio. Se gli elementi che portano i difensori sono elementi concreti, però è difficilissimo, perché in Italia la revisione del processo avviene solo se tu porti prove concrete, nuove, oppure altri elementi nuovi, cioè cose che non sono state analizzate bene durante i processi, che possano invertire il giudizio finale. È difficilissimo, cioè non può bastare dire quei due sono abbastanza stupidi da non poter essere stati loro. Quello non è un elemento concreto. Quindi vedremo quali sono gli elementi concreti che ci siano stati nelle indagini, cioè per dirla chiara, che ci sia stata possibilità di contaminazione su quel reperto di sangue, sì, è palese, perché è la stessa persona che prima coi guanti aveva analizzato delle cose e poi si è spostata nella macchina. Però anche arrivare a dimostrare che quelle confessioni sono state storte è molto molto difficile. Ho capito, però allora chi ha condannato ti può dire guarda, Rosa Bazzi ci ha descritto esattamente dove avevano messo i libri sul letto dove appiccare l'incendio, e come faceva a saperlo? Cioè, vedremo, io sono dell'idea che se ci sono degli elementi bisogna sempre prenderli in considerazione, ma sempre, perché succede in Italia meno, ma succede per esempio negli Stati Uniti che ci siano gente che dice dopo 35 anni esce a caccia, mamma mia, 35 anni e si sono accorti adesso che era innocente. E quindi va benissimo tutto, però per farmi un'idea aspetto a... Ripeto, poi per mia natura poi i dubbi ce li ho sempre io alla fine di una puntata. Dico ma però no. Buonasera.
Da studente di ingegneria informatica mi è interessato tantissimo durante i suoi podcast, quando anche questo ambito qua rientra. A me viene in mente nell'omicidio di Garlasco il dannato computer che è stato maneggiato non si sa come, quindi mi interessava sapere Come non si sa come, hanno iniziato a smanettarci. Esatto, assolutamente. Dimmi. Mi interessava sapere con l'andare avanti degli anni quanto sta entrando anche la tecnologia in questo mondo, se più in aiuto di chi effettivamente va a ricercare la verità, gli indizi, o se sta complicando di più magari il trovare gli indizi e la verità. No, sta aiutando moltissimo, perché me lo insegni tu, cioè un computer può fornire un alibi o può non fornirlo, cioè tu, immagino, da ingegnere informatico tu sai capire se io sono stato realmente, ho interagito con un computer, cioè se io dico io a quell'ora sono stato sempre al computer per 8 ore, tu riesci a capire se io in quelle 8 ore ho interagito o era semplicemente acceso, certo. Quindi è fondamentale, ma oramai le analisi sono prettamente scientifiche e quindi anche in quel settore. Certo, questo comporta anche però che chi fa le indagini, chi ci lavora, sia formato perfettamente, perché a Garlasco sono successe che loro iniziarono ad aprire tutte le cartelle e a smanettare, misero un mouse, poi arrivarono i RIS, disse ma non l'avete toccato, vero? E loro no, assolutamente no, e invece avevano mandato tutto, veramente avevano fatto saltare tutto, che poi non si capisce perché non bisogna neanche essere formati per capirlo. Di un computer fanno, cioè c'è un software apposta, un software giuridico che fa la copia giudiziaria di quel computer, cioè nel momento in cui viene sequestrato viene fatta una copia esatta di com'era in quel momento, dopodiché iniziano a lavorarci per capire cosa c'è dentro. Comunque aiuta un sacco. Grazie. Allora a te, te ne vai così, grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie Stefano Nazzi, grazie a tutti voi. Adesso rimaniamo qua perché poi dobbiamo firmare. Devi firmare, ok? Devi firmare, ok? Così venite qui vicino, magari gli chiedete qualcosa nell'orecchio particolare, ok? Intanto fai il mio così. Grazie a voi.